Dottor Landrescina, buongiorno. Allora, lei è comasco, ha 63 anni, laureato in medicina con una specialistica in rianimazione e anestesia. Ma soprattutto attualmente dirige il 118 di soccorso per conto dell'azienda regionale Emergenza Urgenza con un ambito d'azione compreso tra le province di Como, Lecco, Varese e l'area di Legnano ed è referente sanitario regionale per la maxi emergenza e le catastrofi. Anche se so che è molto restio a parlare di quello che svolge nel suo quotidiano, vorrei che mi raccontasse come vive il suo lavoro, ma soprattutto quando si tratta di prendere decisioni difficili in quella frazione di secondo che può salvare una vita. Il lavoro che ho fatto, sia quello in giro per il mondo, sia quello all'interno dell'ospedale, in questo momento come primario della rianimazione, mi ha insegnato esattamente questo, cioè che il tempo è un elemento sostanziale, in questo caso è il caso di dirlo, nella vita delle persone. Il prendere delle decisioni appartiene a chi si vuole occupare di questo mondo e appartiene al fatto che bisogna avere necessariamente la concentrazione giusta, le condizioni migliori per operare dal punto di vista mentale, le persone giuste intorno per poter condividere anche solo con uno sguardo le decisioni da prendere, e quindi mi appresto a fare questa esperienza utilizzando questo patrimonio che ho imparato accompagnandomi con tante persone diverse di estrazione, di cultura, medici, infermieri, operatori tecnici, persone che portano elicottero e quindi piloti e vercellisti, persone del soccorso alpino, condividendo quello che succede nelle strade con le forze di polizia, con i vigili del fuoco. E anche per il ruolo che mi è stato assegnato dalla Regione Lombardia sulle maxi emergenze, con tutto questo ampio settore della protezione civile, che poi è la vera struttura portante dello Stato e quindi della Regione e quindi anche di questa città, nel momento stesso in cui succede qualcosa di straordinariamente negativo. Tutto questo però mi ha insegnato molto e mi ha insegnato soprattutto che non si può camminare da soli in qualsiasi strada si voglia percorrere, c'è bisogno di essere insieme ad altre persone che portino un contributo sia personale, di idee, che concreto di fare e che soprattutto di cuore, perché questo lavoro lo può fare, credo, chi abbia grande volontà di dedicarsi agli altri, e questo dà però una forza e un entusiasmo incredibili. Oltre al 118 lei è docente presso università nazionali ed internazionali ed ha operato per conto di un'agenzia delle Nazioni Unite a Cuba, in Sri Lanka dopo lo tsunami e a Santo Domingo, Haiti dopo il terremoto. Ma qual è stata la molla in mezzo a tutte queste emergenze che lei ha seguito e dove insomma ha portato il suo porto a candidarsi a sindaco della sua città? Tutte queste esperienze mi hanno insegnato tantissimo, innanzitutto. L'aver avuto a che fare con i paesi più colpiti in certi momenti dalle maggiori catastrofi, ma anche più poveri, perché poi i guai si sommano ai guai, mi ha dato la possibilità, innanzitutto, di considerare quanto sono personalmente ricco, semplicemente per il fatto che uno ha salute e ha affetti con cui può esercitare la sua quotidianità. Sono stati esercizi faticosi, indubbiamente, anche estremamente impegnativi, però veramente gratificanti, dove si capisce ancora di più quanto conti il condividere con altri, in questo caso erano persone di altri paesi del mondo con cui ci potevano essere difficoltà linguistiche, culturali, di abitudini, di vita, però poi tutti mossi da un fine comune che è quello di impegnarsi a favore di qualcosa e di qualcuno. Questo è stato l'elemento sostanziale che mi ha incentivato a lasciare, forse, se dovrò farlo, un mondo che mi ha dato tantissimo per le persone che ho incontrato e che mi hanno accompagnato, a favore di un altro mondo che in parte conoscevo, essendo nato in questa città e conoscendone alcuni aspetti anche derivati dalla mia attività, portando però un valore aggiunto che è quello dell'entusiasmo di operare insieme con gli altri e per gli altri, che è un valore assolutamente irrinunciabile perché ti dà la ragione della stessa vita.